Asolana è una bravissima interprete di qualsiasi genere musicale, dal jazz alla musica leggera. Ha lavorato in studio di registrazione come vocalist, collaborando, ricordo solo i più famosi, Gilda Gatto Panceri, Riccardo Fogli, Omar Pedrini, e aprirà la nostra serata con un brano che si intitola Senza te ed è tratto dal suo ultimo album Amorevolmente, che è appena recentemente uscito. Avessi qui, se potessi qui, se tu fossi qui ma non ci sei, allora penso alla tua faccia che ride da 100 anni e non parla mai. Ma come fai? Ma dimmi come fai? Tu tu tu, tu tu tu, tu tu tu. Se qui, se tu fossi qui, se potessi qui ma non ci sei, allora penso alla tua faccia che ride da 100 anni e non parla mai. Ma come fai? Ma dimmi come fai? A qualcuno piace il caldo, anche a me, però dimmi come faccio senza te. A qualcuno piace il caldo, anche a me, però dimmi come faccio senza te. Tu tu tu, 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 tu tu. Grazie. Allora, innanzitutto il pezzo che ho presentato parla, visto che comunque si parla di una, in questa manifestazione della violenza sulle donne, comunque delle donne, della femminilità, e la tematica è questa, ho pensato di portare questo pezzo che parla di Marilyn. Marilyn è, diciamo, un po' l'icona femminile, è stata, che rappresenta praticamente la femminilità in ogni sua forma. E avete visto, credo, o state continuando a vedere il mio video, infatti se vedete un attimo, ci sono tante persone che rappresentano in diverse situazioni, in diverse forme, diciamo così, la femminilità. Quindi ho pensato di presentarla in questo modo. Il mio CD è uscito da pochi mesi, si chiama Amorevolmente, ci sono tantissime collaborazioni molto importanti, tra i quali Omar Pedrini, che mi ha portato in tournée per un paio d'anni, e ho avuto la fortuna di collaborare con musicisti veramente di altissimo livello che lavorano con Mina, con Elton John, con un sacco di personaggi. E si trova in
dappertutto, quindi su internet, su iTunes, nei negozi di dischi, quindi vi consiglio di acquistarlo. Il prossimo brano che vi presento invece è un brano che ho, diciamo, tratto da una conoscenza musicale mia, e vado sempre alla ricerca un po' di, non sempre di pezzi troppo conosciuti. Questo brano si chiama Senza Confini, portato a Sanremo più o meno nel 97-98, e devo dire che per me è uno dei pezzi più belli che sono stati presentati in quella manifestazione. Quindi parla dell'amore, parla di una sofferenza in amore, e penso che comunque faccia parte anche questo della donna, e quindi ve lo propongo. Senti come tira a me. Quasi non ci fa dormire. L'anima che brucia dentro, dammi un segnale, fatti sentire. Ma è di te che ho bisogno e non ti sento. Mi salverà. Noi navighiamo, noi transitiamo col cuore a galla. Esca per pesci, se poi scoperti ci tira su. Belli, tenuti stretti tra le mie dita, vedono il mondo così lontano, da far restare tutto in una mano. Noi navighiamo, noi transitiamo col cuore a galla. Esca per pesci, se poi scoperti ci tira su. Ma è di te che io ho bisogno e non ti sento. È l'amore che mi fa cambiare idea. Ma descrivo amore, perduto amore.
Grazie. Grazie. Occasioni di questo molto, genere. Devo dire molto, perché comunque ti metti in gioco di più, almeno io la vedo in questo modo, è un modo per, anzi forse ti giudicano, ti senti un po' più giudicata, però cerco sempre di uscirne a testa alta cercando di essere me stessa, poi quello che poi cerco di dimostrare è la mia semplicità. Se arriva sono felice, se non arriva vuol dire che probabilmente devo lavorarci ancora. Ma in queste circostanze e anche le circostanze precedenti, perché in fondo sta girando un po' tutta Italia, sì, no? Esatto. Con la recita e i concerti, però il timbro di voce evidentemente è stato molto apprezzato, e soprattutto c'è però questa sensibilità, questa disponibilità ad esprimersi in un certo modo, tanto l'aspetto dell'amore è fondamentale. Esatto. E ha colpito soprattutto questa canzone di 20 anni, anzi 15 anni fa a Sanremo, questo una melodia ma soprattutto un testo importante. Sì, infatti è uno dei pezzi che io amo cantare per la sua intensità, è un brano che dice tanto e deve essere ascoltato, come del resto la musica che credo sia importante, quando, che è un po' dimenticata ormai in Italia, si arriva sempre ad apprezzare brani semplici, veloci, orecchiabili, senza mai ascoltare invece il senso delle parole, non si ha più voglia di impegnarsi, invece è giusto pensarci un attimo e apprezzare le cose belle, come tutto, come l'arte, come la canzone, come tutto. E stai lavorando con grandi artisti, ottimi artisti, e soprattutto poi anche con autori mantovani, con interpreti mantovani, musicisti mantovani, sì. Questa è una bella cosa, anche perché noi abbiamo bisogno forse anche di un rilancio della nostra melodia. Sì, infatti, proprio recentemente ho lavorato e essere riuscita comunque ad arrivare a dei piccoli traguardi, che poi sono sempre punti di partenza, perché non bisogna mai fermarsi, bisogna sempre mettersi in gioco e cercare di migliorarsi, e quindi per me sono piccole e grandi soddisfazioni. E adesso fate soddisfazione è questo nuovo CD che è uscito, esatto, recentemente, quindi vediamo un attimo di riassumere quello che è il contenuto di questo CD e soprattutto quelli che sono i programmi futuri. Ma innanzitutto questo CD è nato dalla mente del mio grande produttore Paolo Salvarani, e lui è bresciano, ha cercato di darmi questa idea di unire tanti cantautori bresciani, cercando di portare qualcosa di personale di ognuno, ma spiegato e vestito da me. E devo dire che è stata una grandissima esperienza, perché il vestire il vestito di un altro non è mai facile. Però una volta che ci riesci e lo senti è una grande soddisfazione, sì. E quindi questo CD diciamo ha dei collegamenti di jazz, però vanno a toccare tanti generi musicali, quindi il pop, il funky, la musica leggera, e quindi insomma non è noioso, è un CD molto versatile. È molto bello. Sì. Diciamo, chiudiamo con una battuta, un commento da parte sua. X Factor, The Voice, queste cose servono? Servono solamente per la parte commerciale. Credo che in Italia tanti talenti vengono penalizzati per queste grandi talk show, come si chiamano, queste trasmissioni, sì, finti, questi palcoscenici finti. Devo ammettere che io ho provato anche a parteciparci, perché è ormai... Oggi come oggi è brutto dirlo, ma è una delle uniche e poche possibilità che hai di arrivare a qualche cosa. Però poi credo che magari in futuro ci riproverò, ma non è lo scopo della mia vita, è solo un, chiamiamolo un passaggio, un momento, un'esperienza che può essere utile o non utile. Quindi è solo un'esperienza. Però ci tengo a dire a tanti ragazzi che cominciano a far parte di questo mondo musicale di non pensare che la via è quella, perché la via è innanzitutto il cuore, è la voglia di imparare, la voglia di mettersi in gioco, la voglia di esprimere un qualcosa che hai dentro di te, quindi l'anima. Se parti col presupposto di voler dire passo di lì perché solo in questo modo ci arrivi, non dai l'anima, non dai il cuore e non ha senso farlo, no. Grazie. Grazie a voi.